Pino, è un ciao, piacere. Maurizio. Ciao. Ci conosciamo da tantissimo sì, tempo sì. E finalmente sono nel tuo meraviglioso studio. Ti ringrazio. Uno studio interamente digitale, che ti sei costruito a tua immagine e somiglianza, diciamo. Sì. Si vede, personalizzatissimo. Qui abbiamo il disco e ci sono delle canzoni che hanno fatto la storia, perché parliamo di Passaggio, Strani Giorni, La Cura. La Cura è uno dei suoi brani proprio più amati in assoluto. Direi che potremmo partire a ascoltare Strani Giorni. Strani Giorni, Strange Days. È un pezzo che, se missato in una determinata maniera, diventa veramente cattivo. Sì. Ascoltavo ieri sera un cantante, uno dei tanti. Strani Giorni è un ribadire ancora il rock. Una cosa importante del disco è la presenza di ottimi musicisti. David Rhodes alla chitarra. David Rhodes era un chitarrista molto amato da Peter Gabriel, che ha lavorato molto con lui, e Gavin Harrison, un bravissimo batterista che ha lavorato molto con i Porcupine Tree, con Steven Wilson, e che Battiato userà diverse volte nei dischi, perché davvero era un personaggio interessante. Bellissimo. Analizziamo magari una per una. Altra modulazione. Queste due si doppiano, no? Sì. Fanno la stessa frase. E queste invece fanno altre note che però si chiamano l'armonia della nota principale. Certo, messe no? tutte assieme costituiscono un accordo praticamente. Bellissimo.